La demolizione di viadotti autostradali più grande d'Europa. 4 lotti di intervento in oltre 120 km di tracciato. 65 viadotti. 1.400 impalcati per una lunghezza complessiva di 52 km. 1.500 pile con altezze fino a 130 metri. Oltre 1 milione di tonnellate di calcestruzzo recuperato. 5 anni di lavoro. Oltre 8 differenti tecniche di demolizione applicate. 35 escavatori. Un carro varo. 5 mezzi di sollevamento. 12 dumper. 1.800 kg di esplosivo. Una grande squadra di oltre 50 operai e 15 tecnici. Una sola impresa. General Smontaggi, leader in decommissioning. Svaro campate con autogru. Questa tecnica di demolizione, ripresa dal mondo delle costruzioni, ripercorre in senso inverso il processo di montaggio delle travi di un ponte. L'attività inizia con la separazione delle travi mediante rimozione delle solette e dei trasversi di collegamento. Il sollevamento delle travi avviene utilizzando 2 gru semoventi, una posta direttamente sull'impalcato in demolizione e l'altra sulla carreggiata adiacente. Le gru, dopo essersi stabilizzate su apposite piastre di ripartizione del carico, posizionano il braccio in corrispondenza della prima trave da sollevare. A questo punto esperti operai, sotto la supervisione degli ingegneri General Smontaggi, procedono ad imbragare la trave in corrispondenza degli appoggi. La trave sollevata viene calata e stabilizzata su una speciale motrice che la trasporta all'area di frantumazione. Il processo si ripete per le rimanenti travi e può procedere in base alle esigenze del cantiere su campate successive, riposizionando i mezzi di sollevamento. Collasso controllato delle travi. Procedendo in arretramento sulla campata, un escavatore radiocomandato separa travi le une dalle altre, demolendo con pinza le solette e i trasversi. Poi, con il martello da demolizione, rimuove progressivamente la sezione resistente della trave fino a produrne il crollo. Questa particolare tecnica di demolizione, progettata e realizzata da General Smontaggi, produce il collasso controllato delle travi di ogni campata con la massima sicurezza,
grazie all'utilizzo di uno speciale escavatore robotizzato controllato a distanza da un operatore. La versatilità di poter operare su campate di qualunque luce e altezza e la sicurezza garantita dal mezzo radiocomandato hanno permesso a General Smontaggi di demolire mediante collasso controllato oltre 800 travi. Decostruzione con carro Svaro. Il carro è formato da appoggi fissi e rugliare mobili e da due tralicci in metallo su cui possono scorrere due argani mobili. Il carro solleva in sequenza le travi appoggiandosi direttamente sulle pile del ponte in demolizione. Ogni trave viene poi calata su una coppia di carrelli motorizzati che la allontanano dal cantiere. Le travi laterali, prima del sollevamento, vengono traslate con dei martinetti di spinta verso il centro, imbragate e sollevate. La trave centrale, invece, non necessita della traslazione. Il carro Varo è un'attrezzatura usata nel mondo delle costruzioni per varare le travi. General Smontaggi, per la prima volta in Italia, ha ottimizzato e modificato questa tecnologia per il suo utilizzo nelle demolizioni ad impatto zero, ossia annullando ogni caduta di materiale in demolizione dall'alto. Dopo lo svaro dell'ultima trave, il carro, muovendo appoggi e rugliere, è in grado di posizionarsi sulla campata successiva. Questa operazione è detta autovaro. Demolizioni con esplosivo. Viadotti di migliaia di tonnellate ridotti in macerie in una manciata di secondi. Colossi di cemento e ferro che si piegano con una sequenza predefinita. Con questa spettacolare tecnica, gli ingegneri di General Smontaggi definiscono esattamente i punti dove far collassare le strutture, mentre gli esperti esplosivisti si occupano di posizionare le cariche di esplosivo e collegarle ai detonatori.
ciascuna carica di esplosivo viene inserita in un foro realizzato nel calcestruzzo. Decine e centinaia di cariche collegate ai detonatori con diversi numeri di ritardo costituiscono il piano di tiro, ossia la sequenza di esplosione che produce il crollo di un viadotto o di una parte di esso.